Continuiamo questa chiacchierata che stiamo facendo adesso sul tufo e un po' la musica nostra. Vediamo che paralleli ci possono essere tra noi che stiamo qua e facciamo della musica rock, insomma, fondamentalmente, e il posto dove stiamo. La stiamo dicendo, abbiamo detto. Allora, aspetta, vai. Abbiamo detto che è poroso e quindi, come noi, assorbe, noi abbiamo assorbito tante influenze musicali. Quindi da questo punto di vista c'è un parallelismo col tufo. E poi abbiamo detto che è leggero. No, non abbiamo detto che è leggero, però ci sta. Effettivamente. Beh, è una pietra che allo stesso. È una pietra che allo stesso tempo è una pietra, quindi effettivamente è dura, e quindi c'è la parte dura anche nella musica nostra che facciamo, insomma, c'è tutto il riferimento all'heavy, no? Se vogliamo heavy metal, ci sono tutte le basi heavy metal che abbiamo, insomma, siamo tutti un po' figli dei Black Sabbath, no? Diciamo, diciamo un po' spesso. Però è sempre una pietra leggera, quindi è una pietra che effettivamente nella musica che facciamo noi l'approccio duro va spesso verso il ballabile o comunque il divertimento, cioè questa parte del più tra virgolette leggera, no? La ricerca del riff, la ricerca del qualcosa che comunque entra in giro, che non è semplicemente pesante, che dà la mazzata. E poi che avevamo detto rispetto al tufo? Il tufo è anche, abbiamo detto, malleabile, cioè plasmabile, no? Beh, in un certo senso, come queste scavate, no? Vai. Sì, esatto, potrebbe essere plasmabile attraverso la pioggia, agenti atmosferici che forse come noi, in base alle nostre influenze, abbiamo messo nel gruppo, quindi portando le nostre esperienze passate e creando un insieme che ci ha permesso di creare questa fusione interessante di cose che ci hanno unito poi in verità. E devo dire forse la forza del nostro gruppo che non abbiamo un leader solamente che impone, diciamo, il nostro repertorio, ma viene fuori dal lavoro d'insieme, Come gli agenti dal lavoro atmosferici. d'insieme che ci gratifica, ognuno ne mette nel suo strumento la sua parte, ecco. E questa è la cosa che secondo me è più democratica nel nostro gruppo, ecco. È un gruppo democratico come il tufo. Il tufo è Il democratico. tufo è democratico, molto democratico. Diciamo che il tufo, per ciò che riguarda se facciamo un'associazione, è un po' le fondamenta, perché da noi si utilizza per le fondamenta. Ricco di minerali, come si è detto prima, e soprattutto, soprattutto diciamo, ottimo anche per la costruzione. Quindi, come noi, c'è stato costruito, io qui sto a fare una sudata assurda, c'è stata costruita una sorta di, è la base di costruzione della nostra musica. Si può fare un paragone del genere? Sì, è vero, è vero. Comunque, sì. Mi piace questa cosa. Noi siamo i The Ark. Non è una Non parolaccia. non geologi, non i geologi. Siamo i The Ark, Andrea, Michele, Enrico e Fabio. E di base, quindi, stiamo a Corchiano. Quindi, effettivamente, adesso ci troviamo nelle forre, insomma, di Corchiano. Adesso poi io non so di Corchiano perché io sono di Viterbo, Enrico è di Magliano Sabina e loro due sono più gli autoctoni, che magari, ecco, adesso mi correggeranno pure se mi sbaglio. Quindi qui ci troviamo esattamente Al Sambuco, al Sambuco. località Sambuco, questa tagliamo. E Sì, sì, siamo al Sambuco. ok.
Sì, qui siamo al Sambuco, queste sono le famose cascate del Sambuco, questa zona è anche detta Cannara, forse per le canne che ci stavano, per le canne, non lo so. Sì. Va bene, però ecco, noi nasciamo come gruppo, diciamo, qua, siamo tra qua e Viterbo in realtà, e quindi abbiamo mischiato tutte le nostre influenze per creare della musica. Ogni volta noi non sappiamo bene quello che esce fuori, però poi in realtà ascoltando tutti i nostri pezzi c'è sempre, diciamo, si riconoscono, c'è sempre qualcosa in comune tra tutti. E quindi poi tornando al tufo, il tufo è anche radioattivo e quindi noi speriamo di essere radioattivi che per lasciare una scia, esatto, lasciamo una scia, quindi cerchiamo di contagiare più persone possibile con la nostra musica, quindi eccoci qua. Sì, una scia. E facendo un piccolo passo indietro, come siamo nati alla fine dell'inizio del 2020, insomma, sì, diciamo, siamo nati col 2020, col fatidico e bellissimo poco prima dello scoppio di tutta quello che abbiamo vissuto, insomma, in questi due anni, e ci siamo ritrovati, ecco, un po' così, un po' per caso. C'era la base di un gruppo di amici, insomma, che suonavano insieme qui a Corchiano, che cercavano appunto dell'energia in più per andare avanti, e hanno incrociato me, che cercavo anch'io appunto qualche musicista, insomma, un po' per ululare, come avevo scritto sul mio annuncio, per ululare alla luna. E quindi siamo quattro, quindi siamo due chitarre, io canto e chitarra ritmica fondamentalmente, Fabio ha la chitarra elettrica, insomma, solista, o altra chitarra, abbiamo la batteria, abbiamo un combo, diciamo, rock, insomma, e il basso con Michele. Quindi fondamentalmente la ricetta nostra è quella basilare rock di base, quindi chitarre elettriche distorte fondamentalmente, e una musica, insomma, che cerca di essere abbastanza anche forte. Ecco, il discorso della radioattività, dell'elettricità, cioè effettivamente ogni prova che ogni concerto, io lo vedo rispetto ad altri gruppi che ho avuto o che ho, ci rimane dentro quella radiazione elettrica, no? Anche nelle persone che ci vengono a vedere, anche con nostra sorpresa, perché poi quando fai dei brani tuoi effettivamente non sai mai la risposta del pubblico, magari a te ti piacciono, però non sai se gli altri dicono ammazza che è sto schifo o rimangono magari così. Invece abbiamo visto che c'è stata subito una risposta molto fisica alle canzoni che facciamo, soprattutto alla musica nostra, quindi è musica che non è conosciuta di solito normalmente da chi ci viene ad ascoltare, e rimane questa energia, insomma, c'è questa cosa che è forte, insomma, che ci unisce un po', è questa energia che trasmette e che si libera con i pezzi che facciamo. Questo è un po' quanto. Sì, infatti, cioè, la cosa che mi ha sorpreso a me è proprio questa, perché facendo musica originale io mi aspettavo che proprio non ci seguisse nessuno, cioè è una cosa nostra, di solito chi fa musica originale la fa per sé in qualche modo, a meno che non lo fai con altri scopi, altre cose, però in realtà poi la sorpresa è stata che invece vedere la gente ballare sotto, vedere proprio persone che ci hanno, insomma, che ci stanno sostenendo, è stata una cosa molto forte e una sorpresa per me. Insomma, non so per voi, ma per me è stata una grande sorpresa, una cosa che non mi aspettavo. Quindi sì, ok. Quindi detto ciò, io però spingevo sul fatto di poter fare pezzi nostri, cioè perché essendo abituato anche in altri contesti, in altre band, di comunque fare pezzi nostri, dedicare tempo per sviluppare qualcosa di nostro, serviva solo un po' di pazienza per poter vedere insieme come potevamo lavorare. In verità ci siamo subito trovati abbastanza spediti e bene nel lavoro insieme, e c'è stata subito la volontà di portare avanti questo tipo di progetto, che poi piano piano abbiamo pensato chiaramente di incidere un nostro primo album. Sono venuti i pezzi a raffica abbastanza velocemente, quindi a giugno scorso eravamo già pronti con questo album, ma già in verità l'avevamo preparato da mesi, quindi già dall'inverno scorso era in cantiere di inciderlo. Abbiamo deciso di fare un formato digitale
siamo stati dal studio di registrazione di Roberto Caprari, Raw Recording. È stata una bella esperienza a Civita Castellana, sì, giusto? Sì, esatto, siamo sempre in zona, quindi... Siamo sempre in zona Valle del Trevi. Esattamente. E siccome poi Roberto lo conosciamo un po' quasi tutti, io qualche volta sono stato anche da lui e sapevamo che poteva darci qualcosa pure in più e qualche dritta anche sulla nostra musica, che anche lui è rimasto appassionato di questo progetto. E è venuto un buon lavoro, secondo me. Adesso l'abbiamo presentato a settembre, fine settembre, a Viterbo. Lo dovevamo presentare a luglio, o a, no, a luglio, agosto, mi sembra... Ma poi il mio dito, un incidente al mio dito, abbiamo dovuto... insomma una serie di coincidenze che ci hanno fatto slittare la data fino a settembre, insomma. E quindi siamo partiti così. Da questa presentazione poi scaturite, cioè, delle serate una dietro l'altra che ci hanno portato poi ad avere un riscontro reale, perché fino a quel momento non aveva ascoltato nessuno i nostri pezzi, eravamo solo noi, e quindi a noi piacevano, ma insomma non avevamo idea di cosa, insomma, ci aspettasse. Quindi con nostra sorpresa, insomma, abbiamo avuto un bel riscontro. The Ark è stato abbastanza travagliato, insomma, per certi versi, la ricerca del nome, perché volevamo qualcosa allo stesso tempo di semplice, quindi che non fosse troppo complicato, anche facile da ricordare, e non è facile trovare un nome semplice con poche parole, insomma, che anche rimanendo un po' nel discorso inglese, perché tra l'altro per ora i brani che stiamo facendo sono in inglese, quindi in qualche modo il nome, insomma, gravitava su questa lingua, e trovare qualcosa non era semplice, insomma, anche perché tanti sono già presi, ovviamente c'è l'universo di gruppi, e alla fine questa è uscito fuori, insomma, in una delle scene che abbiamo fatto. A un certo punto ci siamo messi, non lo so, ci siamo visti a cena, abbiamo fatto degli incontri apposta, abbiamo fatto tutta una lista di nomi, e questo era quello che risuonava un po' a tutti, perché c'è l'idea dell'arca, quindi un qualcosa che traghetta, che mette in salvo, e noi in quest'epoca nostra il rock per noi era questo tipo, la musica dal vivo, il rock è qualcosa da salvare, quindi diciamo questo The Ark è un po' l'arca dove noi mettiamo dentro la musica che amiamo, quindi tutta la cultura musicale che in qualche modo vediamo purtroppo un po' scomparire tra le nuove generazioni, e insomma anche in generale, quindi come musica, come tipo di approccio alla musica, quindi un approccio dal vivo, un approccio energetico, quello anche ribelle se vogliamo, no? Che è tutto quello che condensava il rock. Quindi il The Ark da un certo punto di vista identifica quindi quest'arca in cui vorremmo portare in salvo quello che amiamo, cioè questa passione per la musica. E l'altra, anche ci piaceva il discorso del The Ark, che rimanda un po' anche a un secondo nome, quindi all'oscurità. Quindi effettivamente viviamo un periodo che per certi versi è oscuro, anche sulla musica e su tanti altri ambiti, insomma, lo viviamo insieme. E dall'altra però contiene allo stesso tempo i germi di quello che potrebbe essere almeno un mettere in salvo qualcosa per le generazioni o per noi stessi o per il nostro domani. Quindi un po' questo era il discorso sul The Ark. Ora stiamo provando a fare pure qualche canzone in italiano, vediamo come usciranno, e l'idea sì, è di comunque continuare con i brani, con i concerti, per provare le canzoni. Adesso suoneremo pure fra pochi giorni, insomma, abbiamo una serata sempre qui in provincia, e continuare a comporre, suonare, divertirci fra di noi, far divertire le persone, e lo scopo, insomma, è nostro, ci siamo detti dall'inizio, cioè il nostro obiettivo effettivamente è suonare dal vivo, divertirci fra di noi e far divertire le persone. Se questo riesce appunto a trasmettere questa energia tufacea, se vogliamo, allo stesso tempo della porosità, ma della resistenza, e per costruire, come diceva prima anche Michele, insomma, per dar modo sia a noi che agli altri di costruire qualcosa, di avere una base su cui costruire una passione, ecco, anche dei bei momenti e dei bei ricordi, ecco, questo per noi sarebbe il massimo. Trasmettere, diciamo, un discorso di trasmissione, come si è parlato prima dei germi,
vorrei parlare pure del discorso dei vari generi musicali che si sono incrociati all'interno dei vari dischi, cioè i pezzi che abbiamo fatto. Ad esempio io vengo dal rock, io sono un amante del rock, infatti amante di Deep Purple, Led Zeppelin, blues, Pink Floyd, però ci sono altri generi all'interno come il blues. Andrei viene in un ambiente blues, fa pure un musica con altri gruppi molto carina. Fabio la pensa come me, anche se all'incirca ci stiamo. Il punk, genere punk, funky, sì, funky. Infatti spesso e volentieri ci sbrocca, perché ci mettiamo a suonare funky, però ci sta. Sì, esatto. Dunque è il, diciamo, il germe del trasmettere e non far sì che si perdano i vari generi all'interno del contesto musicale di Arc. Per salutarci ringraziamo Elettri TV per averci dato questa occasione di passeggiare in questo posto e di raccontarci. So che è stata un po' un'esperienza nuova anche per noi, insomma, di effettivamente non parliamo spesso di quello che facciamo e della musica che facciamo, quindi è stata anche per noi un'occasione interessante di confrontarci su alcuni aspetti di quello che facciamo. Quindi ringraziamo, vi diamo appuntamento alle prossime occasioni dal vivo. Speriamo che vi piaccia il nostro disco, che lo trovate appunto su tutte le maggiori piattaforme, Spotify, Deezer e quant'altro, da Amazon e quant'altro. Ci siamo, insomma, quindi Andrea, Fabio, Enrico e Michele, i The Ark, e alla prossima. Proprio io, perché Fabio andava all'asilo c'era tutt'ora, quella del Santo, esatto. Lui va ancora all'asilo. Vado all'asilo, raga, io sono un bambino all'asilo, però adesso. Sai che c'è? Io insegno, faccio musica ai bambini dell'asilo. Certo, no? I concerti sono mai capiti. Giro tra Roma, Viterbo, tra cui io Tricoli. No, all'asilo delle sorelle. E poi alla festa del fine anno, mi pare sia del fine anno. E abbiamo fatto una festa con l'asilo e c'era pure lui e lì l'ho conosciuto lui. Poi stavo con una ragazza di Maiano e era una mia amica. Ah, c'era questo mio amico Fabio Piciucchi che ci suonava insieme a, cioè andavamo a stessa scuola di musica e quindi abbiamo fatto dei saggi di fine anno insieme e avevamo preso un po' d'amicizia. Poi l'ho perso negli anni, praticamente non ci siamo più visti per 15 anni forse, e lo rincontro un giorno alle terme e quindi ci siamo salutati, scambiati il numero di telefono e la sera lui mi manda un messaggio e mi dice: vogliamo fare un gruppo insieme? Dico: dai, iniziamo. E abbiamo iniziato la ricerca di musicisti che non trovavamo. Inizialmente abbiamo fatto le prove sotto casa mia, io, lui e un terzo che abbiamo trovato, ma eravamo in tre, mancava un cantante, mancava un batterista, insomma. E nel tempo abbiamo trovato altri musicisti, abbiamo cambiato diverse formazioni, insomma, fino a arrivare a noi tre e lui, e ci mancava un cantante. Poi è arrivato Andrea e lui purtroppo non ha più potuto continuare con noi. Però eccoci, e questa è la formazione che c'è finale.